Bella ragazzuoli, qui a Butti 9 Barbato. Ed eccoci qui tornati in questo nuovo video. Siamo tornati di nuovo su Clash Royale. Ed oggi ho una sorpresona per voi. Infatti oggi andremo ad aprire un paio di bauli, tra cui un baule gigante. Benissimo, eccoci qui. E come potete vedere abbiamo un baule omaggio. Benissimo, un baule argento, un baule della corona e quel bel baule gigante che non si sa da quanto è che sta lì. Comunque, io direi di andare in ordine crescente, quindi dal più piccolo al più basso. Benissimo, andiamo col baule omaggio subito. Allora, oro, razzo e mortaio. Va benissimo così. Col baule argentino andiamo a prendere il solito oro, i goblin e gli spiriti di fuoco che già abbiamo trovato e già sono a livello 5. Questi li ho usati, raga. Non so, Malachi, devi saperli. Devi saperli usare sti cavoli di spiriti del fuoco. Nel baule della corona cominciamo a salire. 420 di fuoco, di oro. Goodbye, fornace! Nuova carta! Buona così! La fornace! La proveremo in futuro, la proveremo. Poi bombarolo. E di nuovo si spiriti del fuoco. 32! Porca puttana! E torre bombardiere che non ci famo. Comunque va benissimo così. Va benissimo così. Ed eccoci qui, è arrivato il momento tanto atteso. Trovo la leggendaria, lo so che trovo la leggendaria. Ti prego. Allora, 1300 di oro, siamo ricchi. Scheletro gigante, subito l'epica, raga. Oh mio Dio, subito l'epica. Oh porca puttana. Comunque buono, scheletro gigante, subito, modifichiamo subito. Poi ma come? È la prima volta che ho trovato quella, che cazzo mi ha fatto trovare adesso? Porca puttana, ma che cazzo? 24 fornaci, va bene. E poi? Dai! Ma te tante carte, proprio sti cavoletti del cazzo mi ha fatto trovare, ma perché? Comunque dai ragazzi, alla fine è andata abbastanza bene, dai, non ci lamentiamo. Comunque, andiamo subito, immediatamente, vediamo un po'. Allora, che bel cordai, 1947 trofei. Buona fortuna. E io me ne sono incazzato. Oddio mio, subito è partito. Scarica subito. Va bene così, tranquilli. Non c'è fretta. Mettiamo subito un elisir. Aspettiamo che il drago arriva lì. Così che lo attacchiamo così. E il drago lo distruggiamo. Attiriamo i goblin lì. Cioè lo scheletro lo attiriamo là. E vai così e spingete così che tanto non mi prende. A mostri. Vai che fate male voi. Perfetto. Mo ci stanno. Oddio, l'ho messo un po' male. No, va benissimo. Ok. Pure i barbari sono andati. Fino a mo sta andando bene. Ci abbiamo l'estrattore, quindi già siamo in vantaggio di Elisir. Mettiamo una torre infernale, così lo prendiamo subito. Il domatore, che dove vai? Dove vuoi andare? Dimmi tu dove vuoi andare, non lo sai manco te. Abbiamo 8, io direi proprio di mettere un altro estrattore. Un altro estrattore, almeno aumentiamo ancora di più. Loro mettono, immaginavo che avrebbe messo i goblin. Noi mettiamo questi almeno subito giù. Via. Vada, porca troia, cioè, ok. Vai, ok, ci siamo, ci può essere la botta. Eccoli. Benissimo. Vai, scarica. Perfetto. Vedete che ci scrivono bella giocata. Mamma mia. Vedi raga, cioè fai tantissimo. Questa mossa fai veramente tanto, non sto scherzando. E poi buona. Studiamoci un attimo, gli sono rimasti 500 di vita. Ora appena mettere i barbari noi subito con la sfera infuocata. Tanto mettiamo l'altro estrattore. Non andiamo di... Ecco, ve l'ho detto! Sfera infuocata! Bro, tutti e quattro! Ok, e gli abbiamo tolto altri 200 di vita. Ok, lui gioca così, noi gli mettiamo un'altra torre infernale. Ok, non c'è problema, sta andando benissimo, sta andando, vai che noi lo buttiamo giù. Scarica, ok, subito giù la torre è andata giù. Dove vai tu? Quindi mettiamo degli sgherri. Allora, dobbiamo puntarla adesso sulla difensiva.
Mi raccomando, sulla difensiva, Vale, sulla difensiva. Non fare lo stronzo. Perché io molte volte, da marea le volte, succede che per fa altri cosi, altri, altre corone, mi vado a ammazzare, cioè mi vado a fa. Perché punto a pia l'altra torre e buh, alla fine mi buttano giù la torre centrale e la torre. Comunque, eccoli, 3, 2, 1. Eccola subito la prima partitozza portata a casa. Oh, l'avversario è incazzato, mi dispiace. Ok, andiamo subito con la seconda partita. Mamma mia, siamo carichi. Bene, lui è più forte di quello di prima, sicuramente. Ha 2032 trofei. Merda. Allora, ha messo subito un estrattore di tiro e già partiamo male perché dobbiamo sprecare un po' di tempo per il cannone. Lo mettiamo anche noi. Doppio elisir. Porca merda, ladra. Oh, porca puttana. Vediamo. Va bene. Va che gli dai due colpi. Va benissimo, Ok. Vai di sfera infuocata. Vai. Prenditi. No! Che bucio di culo! Che bucio di culo! Non ha fatto in tempo il cannone a mettersi. Vabbè, siamo in vantaggio. Siamo ancora in vantaggio. Giochiamocela bene. Allora, c'è il cavolo di moschettiere. Il moschettiere, il cannone non ci arriva, ma la torre infernale ci arriva. Gli diamo una mano con gli sgherri. Almeno non ce la butta giù, non ci toglie tanta vita. Va benissimo. Ha sprecato le frecce, quindi ora noi. 4? Che cosa? No, regà, è finita. 4 estrattori di resil. Ma no, regà. Porca troia, stiamo messi male, regà. Dai, domato. No, l'abbiamo messo male. No. Mettili. Tre moschettieri. No, regà, Ciao. Guarda che cosa. No, ci ha disintegrato. Dobbiamo puntare col domatore. Lui si difenderà subito con i barbari. No, con gli sgherri. Vai, te prego. Ok. Quella è buttata giù. Guardate quanto cavolo di vita ci è rimasta alla torre centrale. Porca troia. Però non demordiamo. Sfera infuocata sui tre moschettieri. Va benissimo. Ok. Ce la possiamo fare. Ora la scarica che gliela butta giù. La sfera infuocata che gli togliamo quelli. Madonna, raga, no. Questo sta troppo più avanti. Sfera infuocata. No, ha messo tre moschettieri, raga. Oddio mio santo. Andate, piccoli scherri. Sì, sei moschettieri. No, distruggeli. Madonna, raga. Oddio, raga. No, devo puntare pareggio. Mi spiace, devo puntare pareggio. Vai, sgherri. Vai. Puntiamo al pareggio, vi prego. Oddio, no. Sfera infuocata. Oddio, vai. Comunque, ragazzuoli, anche il video di oggi può terminare qua. Mi raccomando, a me questo Clash Royale veramente piace un sacco. Quindi, mi raccomando, spolliciate, fatemi vedere che anche voi questa serie su Clash Royale vi sta piacendo. Consigliatemi qualche deck che volete vedere, qualche deck in particolare. Oppure, non lo so, qualche serie da portare avanti, da scalata. Ditemi voi, insomma, metteteci pure del vostro. Se arriveremo veramente anche a tanti iscritti, tanti like, non vedrò l'ora di creare un clan insieme a voi. Ed io, raga, come al solito, vi mando un bacione, un abbraccione e ci vediamo, raga, al prossimo video. Bella.